La copertina di oggi di Venti di Guerra del 14 marzo 2022. Subito il mandato di cattura. Putin è un criminale. L'ex procuratrice capo del Tribunale Penale Internazionale del Ponte a Repubblica dice: sparare verso i corridoi umanitari in Ucraina è un delitto contro l'umanità. Il conflitto arriva alle porte della NATO, colpita una base di Peacekeeper, 35 morti, fra i feriti probabili militari di altre nazioni. Draghi, non siamo in un'economia di guerra, ma dobbiamo essere pronti. Buongiorno da Roberto Spampinato e benvenuti a questa edizione di oggi, 14 marzo 2022, di Venti di Guerra, 19° giorno dall'inizio del conflitto in Ucraina. E come avete sentito dai titoli, per l'ex procuratrice Carla Del Ponte del Tribunale Penale Internazionale, Putin andrebbe arrestato. E mi auguro, dice a Repubblica, mi auguro che sia messo il prima possibile un mandato contro di lui. Sparare contro i corridoi umanitari è un crimine contro l'umanità. E poi dice: capisco il no alla no-fly zone, ma mi chiedo se il prezzo può essere il sacrificio della popolazione civile dell'Ucraina. Ricordiamo che dal tribunale presieduto da lei sono arrivate le condanne per Milosevic e Karadzic, l'ispiratore e l'esecutore materiale dei massacri in Bosnia. E la domanda di Repubblica è: sarà possibile agire nello stesso modo contro Putin? So che il procuratore della Corte Penale Internazionale ha aperto un'inchiesta per i crimini di guerra contro l'umanità che sono stati commessi e si commettono tuttora durante il conflitto in Ucraina. Le prove permetteranno non solo di stabilire quali e quanti ne sono stati commessi, ma anche di identificare gli autori. Ma il primo responsabile è sicuramente il presidente Putin e con lui tutti i politici e militari con incarichi di responsabilità. Il problema è che l'inchiesta deve essere condotta velocemente affinché si possa emanare un atto d'accusa e ottenere un mandato di arresto internazionale contro gli accusati. Sempre per l'ex procuratrice Del Ponte, le immagini e le prove delle bombe contro i civili e contro i corridoi umanitari sono già sufficienti per l'incriminazione. E veniamo all'attacco missilistico alla base dei Peacekeeper. Il governatore di Lviv ha affermato che 35 persone sono morte dopo l'attacco missilistico alla base del Centro Internazionale di Mantenimento della Pace, appunto Peacekeeper. In un aggiornamento, Maxim Kocinski ha affermato che il bilancio delle vittime è aumentato da 9 a 35 e che 134 sono rimasti feriti dopo gli attacchi aerei sulla struttura di Yavoriv. Due grandi esplosioni sono state viste appunto dalla base dei Peacekeeper, una città a presidio solo a 12 km dal confine polacco. L'attacco missilistico è avvenuto alle 5.45. Kocinski ha riferito che le forze russe hanno sparato più di 30 missili da crociera contro la base di Yavoriv. La struttura ha precedentemente ospitato addestratori militari stranieri del Regno Unito, degli Stati Uniti e da altri paesi, ma non è chiaro se alla base fossero presenti in questo momento altri istruttori o altri militari stranieri. L'Ucraina ha tenuto la maggior parte delle sue esercitazioni con i paesi della NATO prima dell'invasione con le ultime grandi esercitazioni a settembre. Quindi è una missione che di fatto la NATO è già presente in Ucraina e su questo bisognerà riflettere sulle aspettative che gli ucraini hanno nutrito sull'adesione al patto atlantico. Economia di guerra, perché se ne parla? A margine del Consiglio europeo tenutosi a Versailles per discutere della posizione comune dell'Unione europea sulla guerra in Ucraina, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato proprio di economia di guerra. Pensando al presente e al futuro dell'Unione, Draghi ha spiegato che non vede il rischio di un allargamento della guerra. Lo hanno detto anche i nostri alleati, ha ribadito. Più pesanti invece sono le sanzioni e minore il rischio di un allargamento del conflitto. Ha detto poi anche: questo non basta a dirci al riparo. Capo del governo ha anche chiarito che non siamo all'interno di un'economia di guerra, ma dobbiamo prepararci. Ha poi sottolineato: ho visto degli allarmi esagerati. Prepararsi non vuol dire che ciò debba avvenire, altrimenti saremmo già in una fase di razionamento.
Ma per Draghi ciò vuol dire che è arrivato il momento di riorientare le nostre fonti di approvvigionamento e ciò significa costruire delle nuove relazioni commerciali. E come stiamo vedendo in questi giorni, c'è un gran movimento della nostra diplomazia per stringere o rinverdire antiche alleanze, spesso proprio con l'intento di rinsaldare accordi commerciali con fornitori di prodotti energetici come gas e petrolio, mentre la transizione energetica anche verso un nucleare pulito dovrebbe subire un'accelerazione per portare il paese verso una maggiore indipendenza dal gas di Mosca in tempi rapidissimi. E con questo è tutto per questa edizione di Venti di guerra nel cuore d'Europa e da Roberto Spampinato non mi resta che augurarvi una buona giornata e grazie per l'attenzione.